Buongiorno, ben trovati al salotto acquatico di Swim Biz. Ora bisogna spiegare perché questo signore sta al centro e noi due poveri tapini, no, dico bene, caro Orsi. Sono abbastanza alto, dai. Però no, il signore qui presente è in mezzo perché ha fatto una cosa eccezionale. Buongiorno al Rivolta delle Batterie, abbiamo scritto questa mattina, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti, ciao. Cioè, lui è il new record 52? 06. Mazza che tempo, ragazzi, di prima mattina, no? Sì, pensavo di fare un po' di più, però si vede che mi sono svegliato bene stamattina. Capito, qui c'era il sole, Riccione. Lo faccio anch'io, se mi butti in acqua c'è una 206, lo faccio anch'io. Però a stile libero. Hai capito. A proposito, Orsi, ma ieri cosa è successo? Dicono che hai cioè, ti abbiamo aggiunto un... Dici. Swim Biz. Cosa ha fatto? No, non è che mi ha limato, anzi mi ha aggiunto un centesimo al mio tempo. Aia, e già ho fatto merda. E poi mi hanno messo un centesimo in più, quindi me la son presa. Beh, andremo a fare un cazziatone chi ti ha dato il... No, va bene, dai, un centesimo in più, un centesimo in meno. Adesso devi limare, perché insomma... Per forza. Però non a centesimi, a decimi. Secondi. Passiamo a Rivolta, a che è un nome omen, cioè Rivolta, Rivolta delle acque, tsunami. Ma sì, se così si può dire. Ma è andata tutto bene perché comunque stamattina non ero molto fluido nella nuotata. Però se è venuto questo tempo... Dalla Madonna... Di buon auspicio per il pomeriggio, dai. Ci stiamo orsizzando perché è molto scurrile. Sì, è male, è ragazzo. Per far capire le cose come stanno. Appunto. Senti, ma se tanto mi dà tanto oggi pomeriggio, che combini? Te lo dico dopo la gara, guarda. Appunto, scaramantico. Ma... Tanto il colpo grosso. Ma fatto. Sì, diciamo che comunque il tempo per i mondiali bisogna farlo pomeriggio. Certo. Quindi bisogna andare forte, più forte pomeriggio, e vediamo di fare quel 51 invece che... Senti, tu sei team in subrica. In subrica. Saranno contenti oggi, festeggerete? Spero dopo, di sì. Stasera. No, festeggeremo alla fine delle gare, penso, che comunque non ci fa festeggiare il nostro allenatore. Senti, invece volevo parlare con Orsetto. Orsetto, ma tu ce l'hai il mental coach? Mental coach? Io ce l'ho. Ieri c'è stata questa storia, no, di Luca che dice potrebbe far meglio, però la testa è quella che è, e bisognerebbe farsi dare un aiutino, ma insomma, il mental coach lo dice. Uno bravo. tu come ce l'hai? Io ce l'ho bravissimo, non bravo, bravissimo. Uomo o donna? Uomo. E ha fatto molti atleti, sta collaborando con molti atleti che adesso gareggiano questi campioni italiani, e mi trovo veramente bene. Adesso ho fatto 2 o 3 sedute. Non... La Nutella come la mettiamo? Gli hai detto che mangi tanta Nutella? No, perché ci può essere anche un riflesso psicologico, dire. No? Se lo devo dire, aspetta, posso prendere? No. Mamma, eccola. Me la pagherai, perché io ho preso l'uovo da 5 kg. Mi ha lasciato solo un bussolotto, no, 5 bussolotti enormi, uno mi ha lasciato, già finito ovviamente, però 5, adesso quando torno a casa finisco. Cioè, è una promessa dell'orso, mentre tu promesse di fare una stagione alla grande, beh, questa è la prima pietra miliare, no? Sì, diciamo di sì, comunque al di là delle promesse... Diciamo che sono i sacrifici ripagati. Beh, certo, uno si fa un mazzo tanto. Sì, quindi diciamo che non ti regala niente nessuno, quindi se vai forte vuol dire che hai lavorato bene. Farei come magari come Scozzoli, perché Scozzoli dice che col sole poi si accenderà ancora di più, no? Tipo, speriamo, allora speriamo nel meteo. Dobbiamo abbronzare, dobbiamo preparare un troppo bianco, io mi vedo di fianco, non so, vedo Mirko che bello... Ma Mirko si fa le lampade. Lo so. Mirko si fa le lampade. Perché questo è il cloro, è decolorante, è molto decolorante. Orso, 50 sile, il Bocchia... Non è da queste parti, cioè arriva, non arriva. Il King, dov'è? Spero che arrivi presto, così sente già la tensione. Farà lo show. No, comunque sarà una bellissima sfida. Penso che sia una delle gare più attese, penso, di questi campionati, perché siamo 3 atleti forti a centesimi, diciamo, che giochiamo un titolo e la qualificazione per Barcellona. Quindi sarà una gara attesissima e vedremo. Siamo carichi, pronti per dire la nostra, come sempre. E vediamo, aspettiamo. Mentre il grande Rivolta finito oggi, che fai?
Ma finito oggi, ancora 50 delfino. Poi in spiaggia Riccione. No, no, poi 50 dorso e due staffette 4%. Beh, insomma, un Riccione che apre la stagione, penso che, insomma, se il come si dice, se il buon si vede al mattino. Se il buongiorno si vede al mattino. Se il buon delfino, buona farfalla, si vede al mattino, beh, quindi abbiamo veramente un'espressione fortissima, campione italiano assoluto, nuovo record. Non ancora. Sì, vabbè. No, no, la grattatina ci va, ma insomma, comunque non penso che siano grossi problemi. Io volevo far vedere il mio nuovo costume. Posso? Però devo far vedere il mio di dietro. È una cosa. Cioè, le signorine apprezzeranno. Fa vedere. Mazza, ma è una roba bomber. Se no, di più no, perché diventa troppo osè. Altrimenti, no. Sei molto colorato ultimamente. Molto. Peccato per il sole che non c'è, però sì, molto luminoso. Quando ti abbronzerai userai i costumi di fata ben peggiore. È un parlone quando abbronzerò, perché diventerò rosso come un peperone. Ma io ti avevo visto con un altro costumino, col porcellino davanti. È bellissimo, fatto furore. Ti ricordi che sei sempre un poliziotto? Beh sì, diciamo fuori dall'acqua sono un poliziotto. No, perché poi Roberto Bonanni poi tira le orecchie anche a me, ho capito. Siamo bravissimi. Invece il ragazzo è molto serio. Ragazzo molto serio, molto serio. Vabbè, soprattutto. Se mi paragoni a lui, qualsiasi ragazzo è più serio, no? Serio e serio va fortissimo. Ragazzi, alla prossima Consumo in Biz, speriamo di farne a manetta di record. E ben pronti. Ciao. Alla prossima, ciao.